Rallenta la corsa dei fallimenti delle imprese italiane. Tra gennaio e novembre di quest'anno le percentuali fanno registrare dati vicino al 5% in meno rispetto al 2014. Un segnale di controtendenza che si avverte anche a Napoli e nella sua città metropolitana, dove l'apertura di nuove start-up e microimprese ha permesso al mercato di tirare un sospiro di sollievo nell'ultimo semestre. A trainare l'economia locale non solo il turismo, cresciuto nel corso degli ultimi due anni, ma anche l'attività della ristorazione e dell'abbigliamento. A tracciare un quadro non esaltante, ma di sicuro in netta ripresa del commercio, è il presidente di Ascom, Pietro Russo, che precisa. Napoli, come area metropolitana, ha le eccellenze e ha le risorse umane per poter competere con tutti, non è seconda a nessuno. Naturalmente questi giovani coraggiosi si devono confrontare con un mercato, e quindi sono ancora più da elogiare, con un mercato molto difficile perché alcune lacune non sono state colmate e quindi naturalmente hanno alcune situazioni in più di difficoltà da superare. Sono un segnale positivo per il futuro, questo, perciò combattiamo anche per questo tipo di prospettiva. Perché? Perché ci sono giovani che vogliono rimanere a Napoli, nonostante le difficoltà che abbiamo detto, e vogliono affermarsi in questo territorio. A voler fare impresa, specie in città, sono soprattutto i giovanissimi. Cambia quindi l'idea di cercare un posto fisso, si investe su se stessi e le proprie professionalità. A sottolineare questo aspetto è l'assessore ai giovani del Comune di Napoli, Alessandra Clemente. Per noi è questo il valore della città di Napoli ed è questa la materia meravigliosa, pregiata, sulla quale lavorare. Dobbiamo abbattere la burocrazia, dobbiamo rendere facile e possibile fare impresa, e questa è una storia non soltanto per il riscatto, la crescita, lo sviluppo di Napoli, dei suoi giovani, dei suoi ragazzi, ma è una storia che riguarda tutto il paese. Il modello Italia, il modello della manifattura, del tessile, è assolutamente un patrimonio, un oro preziosissimo. Come dicevamo, abbigliamento e ristorazione, due comparti che negli ultimi due anni hanno avuto una netta inversione di tendenza. Si cerca di fare impresa e creare nuovi posti di lavoro utilizzando soprattutto internet, le nuove tecnologie e la rete. Ecco le testimonianze di due imprenditori, il designer Antonio Giordano e il ristoratore Gennaro Tommasino. Fare impresa a Napoli è molto complesso, però ti entusiasma, perché il fatto di dover correre e di dover avere tutto pronto nei tempi tipo svizzeri è un po' più difficile, però ci dà la grinta, ci dà più grinta, perché siamo più diciamo motivati. La prima cosa è quella di farla con il cuore, qualsiasi cosa che fai. Crisi uguale dare sempre più qualità e non diminuirla. Quindi avere sempre prodotti di linea e mai abbassare l'asticella sul medio-basso. Napoli si sta cambiando, si sta trasformando, stiamo cercando nel miglior modo andare ad esempio nelle isole pedonali e quant'altro, cercare di stare al passo con l'Europa. E questo anche noi l'abbiamo subito, una piccola percentuale di calo, perché ovviamente il napoletano è abituato ad andare in macchina e parcheggiare subito, ovunque vuole andare la macchina deve stare davanti al locale o davanti alla sommeria, alla macelleria, quindi un po' di disagi, però io sono fiducioso che passato il tempo ci abitueremo a tutto.